Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Ciao Gianni, complimenti. Tornando un attimo al match di una settimana fa, cosa ti è rimasto di quel match? Più la mano in bocca o la consapevolezza che te la sei giocata contro il numero uno al mondo, l'hai già battuto ed eri a un punto dal batterlo e andare in semifinale? Ma non tutte e due, no? Sono venuto qua, uno perché mi piace giocare in casa, no? Tornei pensi di fare a parte Firenze subito dopo per cercare di fare questa corsa? Allora, quest'anno un poquito.
partido contra Cerúndolo fue porque era tu primer partido ahora en Copa Davis o porque Cerúndolo jugó muy bien? Y si te sorprende que Argentina esté casi eliminado de esta serie. Yo creo, se parla en italiano. Sí, capisco. Io credo che era un po' tutte e due, anche per lui era la prima partita, dovevamo giocare contro a Miami nei quarti, quindi quando ho visto che giocava lui ero contento per giocare contro di lui. Diego lo conosco un po' meglio perché ci ho giocato contro. Per me, quando conosco altri giocatori giocando contro, per me è una cosa molto buona e positiva. Ripeto, io ho sicuramente dove posso fare miglioramenti, sicuro, come le può fare lui. Ripeto, oggi i punti importanti nel primo e nel terzo sono riuscito a giocare meglio. Lui aveva chance, io avevo le mie chance, sono riuscito a prenderli, e quindi niente. Secondo me comunque alla fine è una partita buona da parte mia, anche da parte sua. Ciao Yannick, spesso i numeri non sono importanti, però possono diventarlo in futuro. Quanto ci tieni a questo record di imbattibilità in Coppa Davis? Ma so che di singoli ancora non ho perso, sia in Coppa Davis per l'Italia, poi vediamo, no? Spero che ne faccio tanti altri. A me mi piace giocare in squadra, mi piace stare intorno alla squadra, perché ripeto, abbiamo un'ottima squadra, tanti giocatori diversi, abbiamo tante scelte da mettere in campo, abbiamo un ottimo doppio in caso sull'uno pari, e quindi niente, mi fa molto piacere di stare qua, soprattutto anche a Bologna, di giocare a casa. Ancora non ho giocato fuori casa in Coppa Davis, c'è da vedere anche lì come sono, come reagisco, ma vediamo. Sicuramente finora sono molto contento di far parte di questa squadra e speriamo che andiamo avanti così. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.